Buonasera. Vai, questa faccia. Io mi chiamo Federico Squadriti e questo negozio ha aperto mia nonna in via di Ripetta 60 anni fa. Questo è un negozio dove si riparano porcellane, ceramiche, bambole. Per la gente l'immaginario collettivo colpisce molto di più le bambole piuttosto che tutto il resto e quindi veniamo quasi sommersi da richieste di fotografie, di immagini, perché pare che il nostro mestiere stia scomparendo. E invece noi cerchiamo di resistere per portare avanti ancora la tradizione, appunto, che mia nonna, mio padre, mia madre, mio zio, miei cugini, che hanno lavorato tutti qua dentro, ci hanno instillato. E risultiamo un negozio al di fuori un po' del tempo, perché siamo pieni di vecchi ricordi, e mentre adesso i vecchi ricordi vengono alle volte messi nelle soffitte, ma nelle soffitte non ci sono più, e quindi i vecchi ricordi alle volte emigrano. Noi ci dedichiamo al restauro, appunto, e alla conservazione di oggetti i più disparati, cose che ci portano i nostri clienti e sono da cose antiche a moderne, a cose di valore, a cose di ricordo, d'affezione, e alle volte alcuni se le dimenticano, e quindi piano piano il negozio è cresciuto così, da solo, con piccoli oggetti che venivano appoggiati da una parte aspettando il proprietario, e poi si sono sommati, hanno formato un po' una specie di negozio della memoria, di oggetti dimenticati alle volte. Mia madre si dedica quasi esclusivamente alle bambole, che sono molto presenti nel nostro negozio, perché a differenza della porcellana hanno un volto, quindi sembianze umane, e quindi sembra quasi che ti chiedano di essere rimessi a posto, perché un vaso lo identifichi con un vaso, una cosa statica. Una bambola invece, quando apre e chiude gli occhi, sembra quasi che ti dica: ma allora, quando tocca a me? E lei lo fa, vero mamma? Sì, vero? Signora del portacenere di Hermès, che ha fatto anche quelle piccole schegge, perché mi sembrava più carino. Allora, ora che l'ho già ascoltato, non so quanto è un colore, mi sembrava più carino, guarda, perché è una persona carina.
avevo detto che non ci vuole soltanto fare. Noi per buona parte della nostra giornata stiamo in silenzio, perché al lavoro quando lavori... O sentiamo la radio, sì. È lui che parla. Ti immergi nel lavoro e quindi poi pensi, vai, ecco, i nostri rumori è spruzzare il colore, scartavetrare, il suono della spatoletta, ecco, pochi altri suoni qua dentro.